Vi diamo ora un breve riassunto delle puntate precedenti. Dopo inenarrabili vicissitudini, il vecchio cardinale Pizzuti è salito al Santo Soglio, scavalcando in conclave il cardinale Canareggio, brindando con il quale viene colto da un improvviso e misterioso malore. Atroci sofferenze lo conducono sul letto di morte. Al momento del trapasso, il Papa viene illuminato da un tardivo sospetto. Passo all'eternità, ma voi sapete perché. Così adesso mi fanno Papa a me. Ma nello stesso tempo, un altro ambizioso personaggio mirava allo stesso scopo, il potentissimo cardinale Piazza Colonna. E adesso fammi un'altra grazia. Fammi diventare Papa a me. E così, sulla salma appena imbalsamata del defunto pontefice. Accidenti, come l'avete fatto brutto. Potevate chiamare un egiziano. A inizio tra i due potenti cardinali, la più aspra lotta di successione che la storia del papato ricordi. Eminè, questo qui mica lo potete espone, sa. Non ve dura niente. È come un pesce fragico. Se ne sta andando tutto un guazzetto. Che proposta vi fate? Datemi tutti i voti che avete a disposizione e io al primo concistoro mi impegno a creare cardinali 20 nepotini vostri. Così con 20 nepotini nel Sacro Collegio, appena moro io, ve fanno papa a voi. Io mezzo collegio tra parte mia. E io l'altro mezzo. Badate che è lo scrutinio. O siamo pari o vince uno di noi per un voto. Volete rischiare? Sì, sì, io rischio, che mi frega. Ma niente manovre di corridoio, niente pastette. Voto pulito. Tanto un voto in più si trova sempre. Ma prepara, Eminenza, che questo può venire al conclave. E come Chevier? Barella. Ma se manca lui, manca il voto illuminato, è la virtù, è lo specchio di Roma. Solo la pazienza come sopporta il male. Chi è? Che so tutte ste voci? È pronta la barca? Che barca? Caronte, ma mannate il marinaro. Felicetto dei cessati spiriti, cardinale Caprettari, quello che ha dato tutto ai poveri e vive nella miseria. No! More nella miseria. Fate uno sforzo, su, alzatevi. Ve si richiede solo la presenza. Ma io mi sento male. Io c'ho l'idropisia, il mal caduto, l'infantioli, il vermine sanitario. E che altro c'ho? Sì. Ah, il fuoco di Sant'Antonio, il ballo di San Vito. Chi è? Guarda sta mano. Beh, mo è ferma. C'ho le grosse di San Lazzaro. Che è una malattia medievale, che non c'ha più nessuno. E beh, io ce l'ho. C'ho il male dell'urina. Bevo, me gonfio. Lo sapete quanti giorni so che non piscio? Sorella mia, quanti giorni so? E a me me lo domandate. No, diteglielo che a sua eminenza gli fa piacere. Ma siete stato voi? Sono le trombe angeliche. Io già sento che mi chiamano. Dice sempre così. Eh? Tante volte le sere d'inverno io mi metto a sede da piedi a letto e sua eminenza, bontà sua, mi fa sentire il concertino. Anche per spassarsi un po'. Portiera! Date, faccio io. Le dispiace, eminenza? Ma state attento, eh. È come le creature, specie coi peperini in brodo. Se sbrodola tutto. Pensate che ieri... Portiera! Ah, che dolori de panza! Era una mignotta, io l'ho redenta. Gli ho fatto avere un portierato. Questa l'ho sentita solo io. No, no, io pure. Sì, si vede che sto in odore di santità.
votate per me e io vi faccio costruire da Bramante un cacatore come una cattedrale. Ma io non sono ambizioso. Io sono morto al mondo, piano che me strozzo. Io ormai aspiro solo a costituire marbecchino e... Non mi ingozzate, datemi il cucchiaro che è meglio. Allora votate per me e quando so papa io, appena morite, ve faccio santo. Santo più di papa. Accidenti a voi, Alive Perini. Mi dispiace, sorella via, Sarvietta. Se n'è andata. Quando? Ci pensate. Io giù e voi su. Ah. Non si è mai vista un'intesa così. Ah. Tavola santa, cricca. Bandimo crociate. Alziamo roghi. Mettiamo all'indice gli Vangeli. Insomma, c'è da sbizzarissi. Famo tenaglia, li piamo tutti in mezzo. Tutti chi? Ci chiameranno il santo e la sua scure. Con la scodella. Le metteranno sulla copertina del calendario. No, non so degno. Io già ve venero. Santo Felicetto mio, fammi la grazia. Ah, e tutto questo per un voto? Solo da un voto dipende. San Peverino. No, io non mi merito niente. A me mi basta una palata di tela, una croce con due zeppi. E voi mi tentate nella vanagloria. È una tentazione brutta assai. Voi mi insinuate il diavolo. Ecco, io già mi sento male. Ma se sta a scatenare dentro il conflitto, c'ho tutte le budella inturcinate. Devo resistere, devo resistere. Avete inteso? Pure l'angeli vi dicono di no. Mi dispiace per voi. È la vostra ultima parola? No, forse ce n'è un'altra. Ah no, basta con gli angeli. No, no, ma è una parola mia. Pensate alla salute, voi che lo potete. Ah sì? Allora sapete che vi dico? Dite. Andatevela a piander culo, voi e sto scureggione. Ecco fatto. Stavo un pensiero. Sorella Vigge! Ma io ho mangiato. Cari fedeli, buongiorno. È in corso lo scrutinio della prima votazione e già chiaramente si delineano le due opposte tendenze del Sacro Collegio. Piazza Colonna, bianca. La tu mamma, bianca. Piazza Colonna, Canareggio, bianca. In attesa del risultato dello scrutinio, che si prospetta quanto mai incerto, dato il sostanziale equilibrio delle forze che si contrappongono, ora facciamo un breve sondaggio di opinioni. Voi, per chi avete votato, Eminenza? Per il cardinale Canareggio, l'uomo giusto al posto giusto. Segnate subito questo. Piazza Colonna, bianca, bianca. Eminenze zittine, lo scrutinio continua. Bianca, Canareggio, Canareggio. Eminenza, Piazza Colonna. Per il servizio opinione, allora voi per chi avete votato? Per il cardinale Piazza Colonna. Canareggio. Grandissimo moralizzatore. Bianca. Segna. Canareggio. Un autografo, Eminenza. Canareggio. Canareggio. È veramente un santo uomo. Sì. Ringraziatemi, suor Orsola. Canareggio. Piazza Colonna. Canareggio. Canareggio. Pare che vi sto cacando in testa, Eminenza. Canareggio. Piazza Colonna. Piazza Colonna. Bianca. Canareggio. Piazza Colonna. Piazza Colonna. Piazza Colonna. Piazza Colonna. Le schede sono pari. C'è stata la fumata, Eminentissimo. Eh? È nera. Ah, è nera per tutti. Sorella Vigge, chiudete qua la tenda, entra un sacco di fumo. E io devo rifar bucato.
Mo finché la fumata non è bianca, io li panni non li lavo più. Ecco, così va meglio. Insomma, meglio. Il fato incombe e la tragedia gova. Sorella, mi scappa di viscià. Se n'è andata. Questa quando ti serve non ci sta mai. Il paese cambia, ma i cardinali sono sempre gli stessi. Guarda, dove ha messo l'urinale sta mignotta? Pare che mo fa posto. Non so pronto. Non mi tagliate il filo. Io l'aspettavo, ma non così in sur subito. Su, su, fate presto, pisciate e andiamo via. Sì, no, ma che piscia fa? Se devo morire. E perché volete morire? Ma non siete la morte? Ma no. Sono me. Mi sono dovuto travestire per uscire dal conclave. Ah, siete voi. Allora piscio. Sì, sì, ma non perdiamo tempo. Ho bisogno del vostro voto. Non potete dirmi di no. Mi appello al vostro senso di responsabilità. L'avete fatto? Fatto? E ancora devo cominciare. Ancora? Ah, oh, karma, c'è il tempo suo. Io ho un'età, non so mica una creatura. C'ho il coso, che? Come il si chiama? Il ballo di San Vito. Bravo, fate voi, va, che c'avete la mano ferma. Io? Non siete pratico, Ci vorrebbe la sorella De Vigge. No, no, date qua, faccio io. Quanto è brava la sorella De Vigge. Ecco. Ecco, voi tenete la direzione, Sì. Mo a trovarlo. Ecco, ecco. No, non è. Ah, eccolo, eccolo. Ah, com'è bello, Viscià. Se fossi ricco, viscerei sempre. Sì, ma più al centro. Una volta, fietto mio, ci coglievo. Datemi il voto. Datemi il voto. O dovrò chiedere perdono a Dio per quello che succederà stanotte. A mano. A mano, a mano, a mano. A mano. Una paralisi è quella mano. A mano. Ecco lì. È passato l'angelo. No, no, rivia, rivia. State attenti, Eminenza. Visitare l'ammalati è cosa meritoria. Ma l'Iracondia è un peccato capitale. Insomma, volete alzarvi o no? Ma io sto già in piedi, non lo vedete? Pronto per l'ultima chiamata. E allora crepa, ti sto picchiando. E invece io vi auguro di arrivare almeno a domani. Cancella. Deve essere uno dell'altro conclave, Artuso. Eminenza, e così stiamo in maggioranza. E mo siamo riannati pari e patta. Una notte e di già 36 di noi mancano all'appello. Capisco che domine Dio chiama sei migliori. Allora quelli che restano a eleggere il Papa chi sono? I peggiori. Io vi domando che cosa succederà stanotte, la notte di San Bartolomeo. Ma chi ce resta un'altra notte? Votiamo e andiamo via. Ma è che si vota l'orinale. Qui sono spariti 18 cardinali per parte. Le schede bianche le sono sempre le stesse. Allora cosa femo? Qui non c'è via di scampo.
Ormai per superare il conflitto di potere ci vuole un papa di transizione per rifondare il papato. Un papa interlocutorio, un uomo probo e benigno. Allora so io. Voi sarete probo, ma non siete benigno. Anzi, a pensarci bene, siete improbo e maligno. Ah, sì. Allora ti... Eminenze! Che madonna! Stiamo offrendo lo spettacolo indecoroso. Io capisco i contrasti, ma il confronto deve essere civile. Va bene, confrontiamoci civilmente. Ma il papa chi lo fa? Qui ci vuole uno... uno che non sa. Uno che non capisce. Che non mette bocca. E che magari muoia anche presto. Sì, è sicuro. Allora però deve essere uno che muore proprio presto. Noi non siamo mica eterni. Chi è? Sono cominciate già le visite di cordoglio. Il Signore mi si è raccorto. Che voto incormabile ho lasciato. Mi volevano tutti bene. Ero tanto buono. Ma chi siete, i becchini? A che ora è fissato lo straporto? Ma non siete mica morto ancora? No? E allora che è sta luminaria? È da vigile! Sto qua! Smorzate, che sono tutti sti sprechi? Tutto il giorno sta sinfonia, accenni, smorza. Beh, se sa, i moribondi sono smaniosi. Sì, ma non vi preoccupate, levo subito l'incomodo. Moro, moro, datemi il tempo di rifiatare. Eminenza. Dite. Nunzio vobis gaudium magnum. Ma voi, puta caso, non sareste il cardinale Annibaliano? È da vigi. Sto qua. È da vigi. Ma come c'è il cardinale decano e non mi dite niente? Tiriamo fuori due ciambellette all'anice. Non ce l'avemo. Un rosolio. Non ce l'avemo. Due pastarelli. Non ce l'avemo. Non ce l'avemo un cazzo. Ma chi è tutta sta gente? Nunzio vobis gaudium magnum, habemus pontificem. Ah, bravi, vi siete messi d'accordo. E chi è? Eminentissimum ac reverendissimum. Reverendissimum. Sante Romane Ecclesiae. Ecclesiae. Cardinalem. Cardinalem. Provate a dire. Sì. Non mi fate fare sforzi. Cardinalem deli caprettari. Deli caprettari. Ovvero sia voi. Io? Sì, signora Eminenza. Siete voi? So papa io? C'ho Cristo intera.
perché mi chiami Eminenza? Che sono ste confidenze? Io adesso mi chiamo Santo Padre, o brevemente Santità. Sarebbe via i ciabatte. Ah, non mi pare vero di camminare. C'è voluta la pazienza mia. E se no con voi quando passavo? 10 anni a letto. Tutta una vita a far finta di schiattare, mentre schiattavo di salute. A mangiare i peperini per passare da stronzo. Ed altro. E intanto mi dicevo, ma ci dovranno arrivare al conflitto di potere. Ci dovranno arrivare al Papa di transizione. Al Papa di Pezza. E grazie a Dio è finita. Aria! Aria le cose vecchie, perché qui non cambia mai niente. Signore Devi, aprite quella porta. Avete incamerato, scorporato, incorporato, lottizzato. E mo passate mano. Come si dice, ieri a te e mo tocca a me. Oh, bravi svizzeri, capitano. A queste due eminenze gli famo da una bella pettinata d'arboia. Tanto il cardinal Decano muore da sé. Salvatemi, Santità. Non ve ne pentirete. Un'eminenza grigia vi serve sempre. Volentieri, ma io sono contrario alla pluralità. Io tendo all'assoluto. Devo far de testa mia, per cui devo tagliare la tua, fietto mio. Che cosa credete di fare da solo? Magno, cosa fa? Magno e faccio la parte del leone. Santità, un leone magno c'è già stato. Ah, già. E allora io magno e basta. Dopo una malattia così lunga me devo rimettere. Sorella Vice, sia lodato Gesù Cristo.